Benvenuti ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video che sarà appunto il vlog di maggio del libro che mi è uscito nel TBR Game Compra e Leggi. Sono qui in compagnia di un topo molto piccolo, Paperino e Minnie in carne e ossa, perché noi abbiamo queste cose che possiamo fare solo noi, avere una Minnie in carne e ossa con altrettanta Minnie sulla maglietta. Topolini, mini sulle calze, ma va bene, non è di questo che stiamo parlando. Allora, il TBR Game mi aveva fatto uscire il ce punto. Ce n'è anche una lì. Esatto, ce n'è anche una lì. Mi aveva fatto uscire il punto compra e leggi. Quindi, oggi che è il 29 di aprile, io mi sono portata avanti perché, come sapete, maggio sarà un mese bello impegnato. Oh! Ho trovato un topicchio. Sì. Sarà un mese bello impegnato, quindi vabbè, c'è anche il porto avanti. E ho iniziato intanto a fare l'acquisto. L'ho fatto questa volta sul sito della Feltrinelli, così salgono i punti. E vi faccio scoprire però, solo nel momento dell'unboxing, quale sarà il libro che ho comprato. Che è un'altra ragione per cui ho deciso di fare l'acquisto, tra virgolette, in anticipo. Perché siccome la consegna comunque è fra il 30 di aprile e il 2 di maggio, cioè non è che potevo aspettare chissà quanto a fare l'ordine, no? E quindi ci siamo. Anche perché io vorrei finire questo video prima del salone. Metto proprio così, onestamente. E volevo mettere io e fai vedere qui. Sì, ma non devi farlo incastrare nel telefono, amore, sennò non si vede. Sì. E quindi ci aggiorniamo al momento dell'unboxing. Allora ci siamo, è giunto il pacco e qui c'è una Minerva super pronta a spacchettarlo. Ormai non ho più neanche questi piaceri nella vita. Pensa tutto lei. Mi toglie il gusto di aprire pacchi. Vai. Ma qui. Vai. E qui? Sì. Forse. Ma che ce la facciamo? Ma sei forzutissima. Oh, sei forzuta. Sei forzuta, sì. Guardali, guardali, guardali. Tanto c'è un viaggio. Olè! Olè, da questa parte. E il libro? È un libro che ho comprato per colpa di Silvia in un click, oltretutto. Eccolo qua, in tutta la sua magnificenza, niente meno che mostri di Stéphane Servan e illustrato da Nicola Zouliamis. non so la pronuncia. Comunque, dice una straordinaria storia di amicizie meravigliosamente illustrate. I mostri ci assomigliano, per questo non ci fanno paura. Ok. Mi hai dato questa cosa qui. È un pacco, una scatola quella. Me l'hai regalata? Sì. Oh, grazie amore, che bellissimo regalo. Cosa c'è dentro? Un po' di bel niente, mi sa. Sì, lei c'ha questo gioco che le piace tantissimo di prendere scatole, buttarci dentro la qualsiasi e dire che ha fatto il regalo. Le piace da matti. Però vedi qua, non ci ha messo dentro niente. Sì. Cosa hai messo? Ah, mi hai messo dentro questo. A me. Bellissimo. Tommy, Minerva, tieni, ti ho fatto un regalo. No, devo fare. Te ne faccio un altro. Allora, se riesco vi faccio vedere un po' di illustration, possibilmente senza spoiler. Beh, praticamente qui è, so che arriva in città un circo, che è il circo dei sogni, o i sogni, dipende come uno vuole leggere. E, mi piaceva l'idea che fosse un po' tipo alla Selznick, no? Cioè molto, molto illustrato, poco testo, oltre al fatto di essere appunto veloce da leggere, insomma. Molto carino, qui c'è il mangiafuoco a quattro gambe. E una bimba con due teste che fa la giocoliera, insomma. E così. Penso che abbia queste vibes un po' dark, diciamo. Un po' così, un po' di mistero, un po' di cose. E niente, cioè, graficamente devo dire è molto molto bello. Qui è tipo foglia d'oro, non so se si vede che è tutto sbrilluccichino. E niente, lo leggerò adesso e vedremo poi. No, adesso no, perché oggi è il 30 di aprile, quindi lo leggerò domani. Però, insomma, ci accompagneremo in questo viaggio. Direttamente dal bagno, perché Minerva è nella vasca che sguazza, mi accingo finalmente oggi, 1° maggio, a cominciare mostri. Sono tipo le 5:30 del pomeriggio, perché alla fine poi oggi abbiamo deciso di andare a fare una passeggiata, quindi non ho avuto almeno in pausa, quindi già i miei piani sono andati proprio nella mente ramengo, ma tutto ok. Quindi niente, vado subito a iniziarlo, così non perdo altro tempo. E vedremo poi come andrà. Probabilmente vi aggiornerò quando l'avrò finito, chissà, a questo punto, però mai dire mai.
che chiacchiero. Piccoline. Questa bambina è l'ostacolo che mi separa dal terminare il libro. Mi mancano tipo 20 pagine, ma lei non mi lascia leggere. Aiuto, aiuto. Legge. Io volevo leggere. Voglio leggere anch'io. Dai, vai. Ma non mi lascia leggere. Mi accavo ci sfrattata sia dalla sala che dalla camera, vabbè. Niente, ieri sera poi sono riuscita a finire Mostri quando Minerva si è un attimo placata. Tra un giro e l'altro, insomma, che faceva un po' avanti. E niente, è una storia molto bella che parla di del diverso, dei mostri, di chi sono effettivamente i mostri, perché a volte ci facciamo ingannare un po' dalle apparenze. E di gentilezza parla anche, molto molto bella. Come dicevo, mi dava l'idea di essere un po' tipo Fitzek, e infatti è così, perché una parte di storia è narrata effettivamente tramite le figure, che ammetto di non aver capito del tutto cosa è successo, ma probabilmente perché appunto ero un po' distratta dal fatto che Minerva mi girava addosso, quindi poi me lo riguarderò bene, però penso di aver capito. Cioè, penso che la mia idea sia corretta, nel senso, devo solo trovare la conferma. E niente, parla appunto di questo paese dove non c'è nulla, proprio il paese lì, l'ultima casa è quella del nostro protagonista, e un giorno arriva questo circo, che si ferma lì solamente una sera praticamente, cioè la sera che arriva, ma poi si ferma solo la sera dopo per fare lo spettacolo. E il proprietario del circo, insomma, presentatore, insomma, sostiene che quello che hanno loro, l'attrazione che hanno loro, sia l'unica del suo genere, parla dell'ultimo esemplare di una specie, così, e quando poi cala, o meglio, alzano la tenda dalla gabbia in cui questo mostro è contenuto, ci troviamo davanti a un ribaltamento della situazione, arriva già lì subito il colpo di scena, e è stato molto bello. Anche poi dopo il protagonista viene un po' bullizzato dai suoi, tra virgolette, compagnetti, se così vogliamo definirli, e quindi c'è anche questo discorso di bullismo, e lui che poi, ve lo faccio già questo spoiler, alla fine poi lui alza la testa e risponde a questi, e questi lo ammettono, però è proprio in fondo. Però è veramente una storia che si legge in pochissimo tempo, perché appunto sono tantissime illustrazioni, poco scritto, scorre tantissimo, ed è veramente molto molto bella. Io ve la consiglio, sono contenta di averla comprata, e è bellissima, cioè veramente gli ho dato 4 stelle, ma non so neanche io bene perché, nel senso che forse l'avrei preferita un po' più lunga, può darsi, perché veramente scorre via come niente, però è davvero molto bella, davvero molto bella. Adesso vi faccio vedere qualche illustrazione, se mi riesce. Guardate che qualcosa vi ho già fatto vedere, però qualcosa che non sia magari spoiler ce la possiamo fare, eh? Ecco, questo è il momento in cui o poco prima, insomma, rispetto a quando viene effettivamente svelata l'attrazione, e qui è il momento in cui viene poi aperta la tenda, insomma, e quindi non posso andare oltre perché un po' di Siena. Quindi niente, è un libro veramente molto bello, bello anche graficamente, cioè esteticamente, con questa foglia d'oro, bellissimo. E quindi niente, questo è quanto, vlog super rapido perché appunto vi ho detto che sono un po' di corse in questi giorni, e niente, fatemi sapere se voi l'avete letto, se lo leggerete, se sarete al... Stavo dicendo se siete al salone, ma in realtà penso che questo video andrà su dopo il salone, quindi non so nemmeno io. Vabbè, soliti problemi di registrazione e tempistiche di upload. Comunque, vabbè, niente, io con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!